Hola a todos, ciao a tutti e benvenuti al di là della S, la tua scuola di spagnolo. Oggi vorrei rispondere una domanda che mi fanno in tanti studenti e questa domanda è: come si impara meglio una lingua straniera con una bella base grammaticale o soltanto conversando? Si può arrivare a imparare una lingua conversando? Cioè, la risposta è sì, si può arrivare a parlare bene una lingua soltanto facendo lezioni di conversazione. Però io sempre raccomando molto anche avere una base grammaticale per sapere anche come leggere, come scrivere e anche per capire perché si fa così. Comunque, se non nei miei video, ad esempio, se voi guardate bene, sempre scrivo tutto quello che dico. Mi piace scrivere perché in quel modo potete vedere come si scrive e anche potete ascoltare la pronuncia, perché non è soltanto parlare. Molte persone dicono vabbè, io so parlare, ma anche ascoltare bene. Cioè, quello che vogliamo arrivare a fare è parlare una lingua, e se noi abbiamo soltanto una base grammaticale e andiamo avanti con la grammatica, che è anche molto importante sapere le regole, ma noi passa il tempo e non mettiamo in pratica quella grammatica, quando arriviamo in un altro paese o ci troviamo con una persona di quella lingua che stiamo studiando e noi vogliamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato, veramente non serve a nulla, perché allora rimaniamo là a pensare: oh, ok, sì, è un irregolare, allora io vado alla regola, si coniuga così, così, cosa così, il resto là a pensare perché non sono fluente, non parlo fluente, perché? Perché non ho fatto pratica di conversazione. Pertanto, importante fin dall'inizio è fare pratica di quello che abbiamo imparato. Per le persone che vogliono studiare la grammatica, perché per molte dipende anche il tipo di studente, ci sono quegli studenti che hanno bisogno di avere una base grammaticale, di vedere, anche tanti mi dicono ho bisogno di vedere la grammatica per capire e dopo parlo, e in tanti che non hanno bisogno imparano meglio soltanto parlando. Allora, è molto importante anche come insegnante in una lezione di conversazione ascoltare lo studente e scrivere quei errori che fa, possibili errori che fa, e dopo di là spiegare, anche mettere un po' di grammatica per fare capire perché si dice così. E lo stesso anche per lo studente. Non è soltanto importante imparare parlare bene, anche ascoltare e mettere in pratica tutta quella grammatica che abbiamo imparato. Pertanto, se hai deciso di iniziare dalla grammatica, sempre ricorda mettere in pratica già dalla prima lezione, anche se siano ad esempio i saluti, l'alfabeto, la pronuncia, mettere in pratica per abituarti, abituare la testa, abituare la lingua, come dico io, l'orecchio, abituare già a parlare quella lingua, perché anche nell'esempio dello spagnolo, l'italiano, anche se sono lingue molto simili, la pronuncia è completamente diversa e bisogna abituare. Ci sono suoni come la J, come la fe, come la feta, che non esistono in italiano, e pertanto parlo dello spagnolo in questo caso perché sono lezioni di spagnolo, ma qualsiasi altra lingua abbiamo bisogno di fare pratica da subito. Lo stesso ascoltare. Se guardate bene nei miei video, voi vedrete che io spiego tutto, ma anche scrivo tutto, perché così, in questo modo, vedete anche quello che io sto dicendo, già siano di vocabolario, già siano di regole grammaticali, trovate i video che io spiego e trovate tutto anche scritto. Pertanto, cosa è più importante? Grammatica o conversazione? Sono tutte e due importanti, ma sappiamo che una grammatica senza una conversazione non serve proprio tanto, anche se sappiamo le regole, perché dopo ci troviamo davanti a quella persona, come detto,
o in quel paese che siamo arrivati là e dico, ma vabbè, mi stanno parlando, ma io faccio molta fatica. Ovviamente il modo migliore di imparare una lingua è nel proprio paese di quella lingua, dove in questo caso lo spagnolo, la Spagna o qualsiasi paese della Sud America, perché ti stai obbligando e stai abituando il cervello. Pertanto è molto importante anche guardare dei film, guardare delle serie di TV, ascoltare, leggere i sottotitoli e provare sempre, è importante, a non avere vergogna davanti all'insegnante. Iniziare a provare subito a parlare con l'insegnante. L'insegnante, siamo lì per aiutarvi, siamo lì per farvi capire, per migliorare, altrimenti il nostro lavoro non ha senso, non ha nessun senso. Pertanto non fatevi dei problemi, iniziate subito a provare a parlare. L'insegnante vi guiderà, vi aiuterà e vedrete che piano piano si migliora molto la lingua o l'idioma, che si dice in spagnolo. Pertanto la conversazione è importantissima al di là della grammatica, ma se non volete fare degli errori scrivendo e volete capire perché si dice così, ovviamente abbiamo bisogno di una base grammaticale. Dipende dal tipo di studente, sono quelli che si trovano meglio con la grammatica, sono quelli che si trovano meglio soltanto conversando, ma sempre un po' bisogna fare. Pertanto, mio consiglio, se iniziate a parlare subito lo spagnolo, molto meglio già dalla prima lezione. Spero non essere stata molto pesante, spero avere risposto alla vostra domanda. Io vi ringrazio che siete arrivati fino qua. Vi invito a iscrivervi nel canale se ancora non l'avete fatto. Se credete che i miei video sono interessanti, potete anche condividere, dare al like, così anche mi aiutate. Commentate i dubbi, che io volentieri, appena posso, rispondo. E vi invio un grande bacio, un gran abbraccio e vi aspetto nel prossimo video. Muchísimas gracias a todos.